Bravo a tutti, Dag. Allora, siamo qui per la prima volta su. Infatti, vai, sono Matt Massa, ma credo che se frega. Sono su Dead by Daylight, il gioco horror che ultimamente stanno giocando molti youtuber. Diciamo, inizialmente a me non piaceva molto questo gioco, non mi attirava molto perché comunque le dinamiche sono abbastanza, diciamo, ripetitive. Però l'ultima. Beh, è uscito la DCL di Michael Myers, che a me Michael Myers non sono un fanatico mi piacciono molto i giochi horror, ma non sono un fanatico di Michael Myers, quindi in realtà non mi piaceva moltissimo. Ma mi ha attirato molto l'ultimo DCL che è uscito con la strega, che ha delle meccaniche secondo me che a occhio così mi piacciono molto. Quindi questo mi ha fatto decidere di comprare il gioco. È la prima volta che ci gioco, quindi lo scopro insieme a voi. Ok, qui le solite cose. Allora, io vi ripeto, è la prima volta che ci gioco, quindi vediamo un po' i setting. Mettiamo ultra. Mettiamo tutto al massimo. Detto tedesco non mi sembra il caso, anche se praticamente tra l'inglese e il tedesco per me è la stessa cosa. Dice perché li conosci tutti e due? No, non li conosco nessuno dei due. Il control, vediamo un po'. Movimento, run. M2, vabbè, poi li vediamo giocando. Io purtroppo non l'ho mai giocato, quindi vi ho anche un. Come dire, un game abbastanza. Abbastanza bruttino, ma io allora. Io voglio essere il killer. No, però fatemi scegliere il killer. Qui voglio la strega. Tutti livello 1, ragazzi. Non so nemmeno come. Cioè, ho visto molti gameplay, ma non ci ho mai giocato. Livello 1, io non so qui se mi metterà contro i livelli 1, non lo so. Sicuramente farò una figura di merda perché non sono nemmeno i tasti, però ragazzi, non si può essere tutti nati imparati. Questi che livello sono però? 2000? Perché se sono livello 2000. Ecco, bravo, mettimi con. Mettimi con uno solo, forse ce la faccio con uno solo. Ok, partiamo. Ragazzi, mi devo fare un cassino della Madonna. Comunque, vabbè, chi se ne frega. Eccomi. Boh, non c'ho manco vestiti, sono nudo. Quindi allora che le mappe non le conosco, quindi cerchiamo intanto di mettere le trappole magari vicino ai generatori. Io non so manco dove cazzo sono i generatori. Allora, non li controlli nemmeno e minchia, guarda dove sono.
cazzo sei là? Sto qua a rompere i pancali, non ti incastrare. Stanno facendo i generatori a bomba. Così facile questo gioco qua. Dov'è che l'ho persa? Porca troia, era qua. Possibile che l'ho persa così? E almeno uno fammelo anche appettare, almeno uno, via. Per qui ho. Mi sento il respiro. Scappano da sotto il naso. Ma poi dove mi vado a infilare dentro il furgone? almeno uno ce l'ho infilato. Almeno uno ce l'ho infilato. Non voglio camperare, ragazzi, la tentazione è alta, però non voglio camperare. Almeno, diciamo, non stare lì fisso. Ecco, poi vabbè, se mi vado a ingarbugliare qui dentro, ancora peggio. Può darsi anche che se ne fregano, perché se questi sono di livello basso... Si è disconnesso. Uno si è disconnesso e uno è appeso, i due sono completamente sani. Che vero. Completamente dai, su. Morto.
la mia prima uccisione. Wow, che bello! Sono quasi emozionato. Ma no, dai, non ho camperato, diciamo, semi-camperato, dai. Semi camperato, stanno lamentando, però le lamentele mi sembrano andassero per qui in basso. Il problema è che delle volte dovrei anche andare un po' più piano, perché magari mi passa sotto il naso e così non lo vedo. Ma mi sa che se n'è andato di gran carriera. Comunque dai ragazzi, io non l'ho ammazzato, eh. Facciamo insieme qua. No, sbagliato. Merda, merda, sta a fare segni in giro, questi hanno già aperto tutto. Com'è che si corre? Guarda, com'era lontano dall'uscita, porca puttana. Corri! Guarda qui come fai a non camperare l'uscita, cioè o gliela regali, se no l'uscita gliela campri. Ma il segno che ho fatto non c'è più, non si vede. Sbagliato. Che cazzo è andato quell'altro? Se ti becco e non è. Se ti becca ti ammazzo e non esci. Becken secondo me non può essere così coglione, insomma. Aspetta, faccio delle trappole a giro. Non è che lui è già qui dentro, eh? Mi sta perculando. Aiuto, aiutami! Alla fine ha ammazzato uno. Allora, okay. 7.000, 8.000, dai, va bene come prima volta. Va bene ragazzi, dai, io direi che per il momento va bene. Abbiamo fatto questa partitellina così, tanto per vedere com'è il gioco. Perché come gioco è interessante, c'era comunque un gameplay abbastanza divertente. Poi secondo me giocando diventa un po' monotono, perché poi le mappe sono quelle, le meccaniche sono quelle. Però comunque perlomeno io poi il sopravvissuto non lo farò mai, perché sinceramente magari proverò, però non mi piace, non mi piace fare il killer, anche se al momento sono una capra. Però va bene, ci proviamo, andiamo avanti. Allora ragazzi, per il momento è tutto, vi saluto, alla prossima, ciao!